E allora Ottavio, finalmente, dico, ti sei arricampato nel nostro studio, ti ho cercato, insomma, avevamo deciso di parlare della nostra città, come del resto ci siamo riusciti. Andando. Sono in ritardo di 48 ore. Di 48 ore. 48 ore è accettabile. Ma accettabile perché, giustamente, cari amici, lui oggi è capogruppo di Forza Italia, quindi si cresce e ne parliamo dopo la sigla. A tra poco. La Tana del Lupo, conduce Francesco Panasci. Allora, così come vi avevamo promesso, ecco il nostro nuovo capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale di Palermo, che ha raggiunto il nostro studio, come se avesse fatto sa quale strada per raggiungere questo studio, anche se Palermo, col traffico che c'è per arrivare alla Cala, è diventato complesso, ma... È un momento difficile. E con Ottavio volevamo fare un po' il punto della situazione della nostra città, visto che comunque continuano ad arrivare... Anche delle richieste di sistemazione, per esempio, delle strade. Si continua a perseverare sul problema dei rifiuti, che ancora non riusciamo a risolvere. Tu sei mio amico, caro Ottavio, e questo lo sanno anche i nostri telespettatori, i nostri internauti, ci conosciamo da una vita, e molti pensano, vabbè, viene Ottavio, Francesco si limita a fargli qualche complimento. No, i complimenti senza pietà. Anzi, lui mi ha detto, senza pietà, non incumbarmi al solito, no. Non le facciamo queste cose, però abbiamo siamo necessità pronti di sentire anche una voce vera, perché non dobbiamo mai nasconderci. Non possiamo negare che ci sono ancora tante cose da fare, ma non possiamo nemmeno negare che tante altre sono state fatte. Certo. Però non dimentichiamo che non si fanno manutenzione delle strade da più di 10 anni. Vai a recuperare, quindi, dieci una anni. Città dove non si fanno manutenzione per 10 anni, e dove la cosa peggiore è che non ci sono stati i controlli per le imprese che hanno fatto degli scavi nella nostra città. Perché poi se poi vai in giro lo vedi che sono tutti ripristini effettuati in maniera non a norma, e quindi con cedimenti e con buche enormi, che quasi voragini. Ogni volta che piove poi le strade veramente si massacrano. Abbiamo, come già sai, votato per la prima volta l'anno scorso il bilancio del comune, abbiamo subito messo dei soldi per la manutenzione. Abbiamo fatto già via Volturno, adesso stanno lavorando su via Libertà, marciapiedi e strade. Ma c'è un appalto destinato? C'è un appalto, un accordo quadro, già stanno lavorando, già in via Libertà stanno lavorando sui marciapiedi. A breve partirà anche il rifacimento del manto stradale di... la via qua davanti al tuo studio, di via Crispi. Tra l'altro devo dire anche questo è massacrato. Ho fatto una denuncia qualche giorno fa, perché proprio sulla rotonda di via di Piazza dei Civitti, su via Crispi, ci sono due grosse buche dove se qualcuno veramente cade con la moto si fa davvero male, e poi sono cavoli anche. Ho già chiamato la polizia municipale per intervenire. E questo è un grosso appalto che prevede il rifacimento della strada di tutto l'asse viario davanti al porto, che con la presenza di numerosi mezzi pesanti oggi è ridotto veramente in maniera indecente e pericolosa. Adesso siamo chiamati, inizieremo proprio nei prossimi giorni a affrontare il bilancio di quest'anno. Per la prima volta forse nella storia del Comune di Palermo riusciamo ad approvare un bilancio a marzo. Nei tempi. A marzo. Cioè, è impensabile una cosa del genere. E poi non possiamo dimenticare tutto quello che è stato fatto. A me piace sempre ricordare tutti quei cantieri che erano bloccati per anni e che improvvisamente con la nuova giunta alla Galla e con il nuovo assessore ai lavori pubblici improvvisamente si sono sbloccati. Mi viene da pensare al blocco che c'è stato per anni in via Regione Siciliana davanti ai Lidl, il blocco che c'è stato in via Roma, cioè sono disagi che la gente ha vissuto per anni e che noi consiglieri pensavamo che fossero problemi irrisolvibili, quando in realtà così non è. E quello era evidente che assessorati importanti come quelli dei lavori pubblici per anni non sono stati governati. E quindi tampasiavano, si diceva. Viveva così alla giornata. Quello che succede. Certo, adesso c'è anche una programmazione. Ora c'è una programmazione, il bilancio ti mette nelle condizioni di fare la programmazione. Tra l'altro noi abbiamo anche il privilegio di essere consiglieri comunali e di governare la città in un periodo in cui si sta facendo la nuova programmazione dei fondi europei. E là stiamo cercando di mettere le risorse per interventi importanti come
interventi infrastrutturali che finalmente possano eliminare gli allagamenti della zona nord della città. Sappiamo bene che quando piove la zona di Partanna, Mondello, ma anche Viale Strasburgo, anche quella è una storia di... si parla di un progetto che esiste da anni ma non è stato mai fatto nulla, un progetto che poi abbiamo scoperto oggi non essere più nemmeno valido, che è scaduto, si hanno fatto degli interventi, no, ma non avrebbe risolto il problema nemmeno se l'avessero completato 10 anni fa. Hanno fatto degli interventi spot con delle vasche di drenaggio che non bastano, e là necessita veramente un nuovo impianto di raccolta acque e la conversione del depuratore di fondo verde che hanno fatto sottodimensionato, e quando piove raccoglie anche le acque piovane, e quindi Piazza Castelforte diventa una fontana di liquami. E questo credo che sia uno degli interventi più importanti che stiamo programmando con le nuove risorse. Stiamo cercando di sistemare anche, devo dire che il sindaco La Galla ha le idee ben chiare sugli interventi prioritari della città di Palermo, ed è un bravo amministratore. Stiamo cercando di mettere i soldi pure per di programmare interventi per riqualificare Monte Pellegrino, che è un bene anche della nostra città e che è totalmente abbandonato. Appunto. Non dimentichiamo che via Monte Erta è chiusa non so da più di 15 anni, che è una strada meravigliosa, tra l'altro con una visuale pazzesca, a c'è livello, un panorama incredibile. L'apertura di quella strada sicuramente riuscirebbe a incentivare anche la presenza di turisti nel nostro santuario, che non ha nulla da invidiare a nessun altro santuario. Quindi devo dire che anche sul turismo non si è mai puntato su un turismo religioso, ma non si è mai puntato nemmeno sul turismo, devo dire. Oggi, grazie a questa amministrazione, abbiamo un assessore al turismo che pensa a come fare aumentare le presenze nella nostra città, non solo attraverso le pedonalizzazioni come qualcuno ha solo fatto, o attraverso finanziamenti con la tassa di soggiorno per creare eventi, ma creando proprio le condizioni con tour operator, con altri stati, per cercare di incrementare il turismo a Palermo. Parlo di turismo perché, oltre ad essere capogruppo, sono anche presidente della sesta commissione e ci occupiamo di attività produttive e di turismo. E quando si parla di attività produttive e turismo si parla polizia municipale, mercati, insomma abbiamo un bel po' di... Poi sui mercati ci entriamo, perché so quanto tu tieni il cuore legato ai mercati e quanto tempo hai dedicato alla tua vita non solo politicamente ma proprio nel sostenere queste azioni che comunque portano anche un interesse economico importante alla nostra città. Sì. Dall'altra però io volevo anche chiederti una cosa. Ultimamente, proprio ieri, il PD faceva una sorta di sollecitava il sindaco a guardare un po' i dati sull'ambiente, perché dice che Palermo adesso ha le polveri sottili in una situazione molto grave, dove si rischia appunto la salute dei cittadini. Cosa state facendo in questo senso? Effettivamente l'allarme lanciato dal PD dopo 10 anni che governa la città è giusto, ci sta oggi, diciamo, è... perché fanno l'opposizione, devono anche fare. Andiamo avanti. Ma c'è vero il problema? Ti risulta questo? Il problema, io so che l'assessore competente insieme al sindaco ha un tavolo aperto con tutti gli uffici competenti, con ARPA, con l'assessorato regionale e con l'ufficio di presidenza della regione, è monitorato. Noi abbiamo un grande problema in città, che è il problema dei rifiuti, che è un problema che, così per come è organizzata e strutturata il RAP, secondo me non si potrà mai risolvere, nonostante ci sia un ottimo presidente, c'era un ottimo presidente prima, c'è un ottimo presidente adesso, però è un'azienda che va riorganizzata in tutti i settori, perché così non può funzionare. E qual è il problema vero? Perché non si riesce a dare anche, come dire, una certa fiducia ai cittadini? Perché ormai la sfiducia ha preso talmente tanto, non solo le borcate, ma anche il centro di Palermo, dove nessuno più rispetta le regole, e questo diventa un dramma grossissimo, perché c'è un problema di raccolta, c'è un problema di mancanza di personale, c'è un problema di mancanza di risorse, però c'è anche un problema, di educazione civica. Un problema, devo dire che ultimamente la Polizia Municipale sta facendo un ottimo lavoro, anche approfitto per ringraziare il nuovo comandante. Noi siamo in contatto ormai quasi giornalmente, stiamo cercando la commissione, ma tutto il Consiglio Comunale, devo dire, siamo al fianco della Polizia Municipale, perché
Finalmente la Polizia Municipale torna a essere motivata, finalmente gli agenti della Polizia Municipale sono motivati, questa motivazione era già aumentata quando al comando c'era la vicecomandante. Oggi, oltre a essere motivati, c'è anche un'organizzazione più di tipo poliziesco, strutturale, diciamo, da una persona che ha esperienza di comando, di una persona che conosce bene la città e sa di cosa ha bisogno la città. Comandante, lo avremo in trasmissione dopodomani per parlare di questo suo importante. I risultati impegno. Si vedono, è chiaro che ha bisogno di personale, ha bisogno di risorse. E anche un po' di tempo, perché risollevare la città da tutte queste problemi. Ma io penso che con le risorse e con i soldi, penso che non ha bisogno di tempo, perché ha le idee molto chiare. E lì avete dato un mandato totale al comandante? Assolutamente sì, alla massima fiducia, sì. E noi come Consiglio Comunale siamo al suo fianco per cercare di sistemare tutto quello che in questi anni è stato trascurato a livello di amministrazione, a livello di bilancio. Non parlo come comando, ma parlo come l'amministrazione ha gestito la Polizia Municipale. Esatto. E quindi l'interesse che ha dato, come ha... La precedente amministrazione aveva dato un indirizzo su come investire i soldi provenienti dai verbali dell'autovelox. Noi stiamo cercando di rivedere anche questo insieme alla commissione bilancio, all'assessore e al consiglio comunale. Ma invece, Ottavio, c'è una preoccupazione politica dal punto di vista appunto di tutti questi interventi della Polizia Municipale? Sembrerebbe quasi che ci sia un assedio contro qualcuno o contro qualcuno. Diciamo contro un gruppo di persone. Io direi che si sta cercando di contrastare l'illegalità che era diventata Dire la Polizia Municipale lavora su tutta la città, sta iniziando finalmente a intervenire anche nei quartieri della periferia e si iniziano a vedere, diciamo che il ruolo del poliziotto municipale è finalmente valorizzato, perché svolgono il loro lavoro. Io credo che anche la polizia stessa, non solo il comandante, è un segnale importante. Ho visto io, quando abbiamo fatto l'intervento per rimuovere gli abusivi dell'albergheria, che per la prima volta era presente solo la Polizia Municipale senza altre forze dell'ordine, e questo e è un ottimo segnale, un assolutamente questo è un ottimo risultato. Senti, invece, parlando di PNRR, so che ci sono tantissimi progetti in atto e alcuni, diciamo, c'è anche il pericolo che si possa perdere l'occasione, visto che i tempi sono ristretti, c'è un'accelerazione violenta su questi temi. Visto che tu hai anche la presidenza delle attività produttive, lì su cosa state lavorando nello specifico? Ma io credo che non nel comune di Palermo, tranne che non arrivino tagli da parte del governo nazionale, siamo quasi al 100% delle sì, abbiamo rispettato tutti i tempi, sì. Ci sono gli interventi importanti sulla costa sud della città, sono quasi tutti sui lavori pubblici, sono lì gli interventi sulla costa sud, ma ci sono interventi anche sulle scuole. Quindi non credo che ci sia il rischio di perdere assolutamente. L'uscita invece in politica di Carolina Varchi, che significato ha? È una scelta politica? L'uscita dalla Giunta? Dalla Giunta, naturalmente. Politica, scusa. Questo dovresti chiedere a Fratelli d'Italia. Io perché devo dire... Perché sembrava che facesse anche un buon lavoro. Ma penso che diciamo, ha iniziato proprio per sistemare, aiutare il sindaco a sistemare il bilancio, per poi... Penso che già è un accordo preso. Però politico. Lo devi chiedere a Fratelli d'Italia. Questo dovremmo chiedere. Mi bastano già i problemi di Forza Italia. Ma allora a questo punto, visto che mi fai il lancio, ti chiedo il tuo ingresso da capogruppo di Forza Italia. Sostituisce il tuo collega che rimane in Forza Italia, però fa altro, a quanto ho capito, no? Il mio ingresso di capogruppo sì, è stato all'unanimità di tutti i consiglieri, e quindi approfitto per ringraziare il gruppo di Forza Italia consigliare per avermi dato questa fiducia. Per me è un grande privilegio rappresentare un partito, il primo partito a Palermo, non lo dobbiamo dimenticare. Forza Italia, l'amministrazione La Galla, è il primo partito a Palermo. Questo tu lo puntualizzi perché magari può essere che qualcuno sia sfuggito da questa... No, perché spesso in politica ormai qualcuno si è abituato che i numeri non contano. Per me i numeri contano. Anche se i numeri, per esempio, romani rispetto a quelli locali non sempre appattano, nel senso che se a Roma c'è un partito che è più forte di Forza Italia, in Sicilia Forza Italia continua a reggere numeri importanti. Dobbiamo essere bravi noi a difendere il nostro ruolo, essere determinanti. Noi siamo al fianco del sindaco La Galla,
Abbiamo condiviso il progetto in campagna elettorale e saremo al fianco del sindaco La Galla fino a quando non completeremo il progetto. Devo dire che non ci sono problemi in maggioranza o gli altri partiti, assolutamente. Cerchiamo di condividere tutte cose, ma anche all'interno di Forza Italia cerchiamo di condividere, almeno io cerco di condividere le scelte con tutti i consiglieri, e sono sicuro che riusciremo a dare un contributo determinante alla nostra città. Quindi con Gianluca Zirillo è tutto a posto, diciamo, non c'è un problema? Io personalmente con Gianluca non ho nulla, e nemmeno con Forza Italia credo che ci siano problemi. Fa parte di Forza Italia, mi ha votato, mi ha dato fiducia. Anche lui ti ha votato, giustamente. Vabbè, del resto mi pare che tu sei il consigliere che ha preso più, se non ricordo male, il primo tra i più votati. Sono il più votato di tutti i candidati di tutti i partiti. Tutti i partiti. Ho avuto il privilegio di aprire, probabilmente. Ho avuto il privilegio di aprire il primo consiglio comunale di questa nuova sindacatura come consigliere più votato, e mi aggancio a un evento importante che la città, o soprattutto voi giornalisti, avete dimenticato. Io in quell'occasione mi sono scusato a nome del nuovo consiglio comunale con tutti i parenti dei defunti e delle salme che erano a deposito, che erano circa 1500. Il sindaco La Galla, insieme all'amministrazione, insieme al consiglio comunale, è riuscito credo nei primi 10 mesi, se non ricordo male, massimo 12, ad azzerare totalmente le salme in deposito. Che sembra oggi non se ne parla più, però io ricordo che per ben 4 anni anche questo era stato montato come un problema irrisolvibile. Per risolvere bisognava fare un nuovo cimitero e non c'erano i soldi. C'era anche la mafia, diciamo. E non c'era come fare, non c'erano soluzioni. Improvvisamente, con un'amministrazione che ha le idee chiare, con un'amministrazione che sa programmare, con un'amministrazione che sa governare i singoli settori, sempre con gli stessi dirigenti, sempre con non c'erano state ancora assunzioni i primi 10 mesi, con lo stesso personale sono stati azzerati le salme a deposito, 1400. Abbiamo riconsegnato la giusta dignità alle salme e abbiamo riconsegnato ai familiari quella serenità per poter andare a pregare davanti alla tomba dei propri cari. Ricordiamoci che tutta Italia ha parlato di questo tema. Questa è stata una vergogna, siamo stati mortificati giustamente, perché è inspiegabile una situazione del genere, non si poteva spiegare, non si poteva. Io ricordo i cattivi odori che c'erano al cimitero, che erano veramente impressionanti. E quando una mamma o un papà deve andare davanti alla bara dove dentro c'è il proprio figlio, cioè, che secondo me la cosa peggiore è la morte di un figlio, e deve entrare in una tensostruttura dove nemmeno si può respirare, dove si vedono che si vedevano casse con liquidi che uscivano, veramente è stato mortificante e umiliante per tutti. Questo è il motivo per cui io nella prima seduta ho chiesto scusa a nome della città a tutti i familiari e in quell'occasione a nome del nuovo consiglio comunale mi sono preso l'impegno di dire al sindaco e all'assessore Orlando, in quell'occasione, proprio nei primi minuti del nuovo consiglio comunale, senza conoscere i consiglieri, mi sono preso l'impegno a dire: il consiglio comunale è al vostro fianco per risolvere il problema. E così è stato. E in 10 mesi abbiamo azzerato le salme. Senti, adesso io ti farò vedere, chiedo a Mario di farti vedere un piccolo video che abbiamo preparato noi. Qua c'è la trappola. No, ma che bravo, questo invece è... che è un video, anzi, che ti renderà vai. Felice e onorato. Vai Mario. L'alba a Palermo inizia con la tradizione. Palermo, un mosaico di storia e cultura, si svela nella luce del mattino. La cattedrale di Palermo. Il Palazzo della Zisa, Mondello, Santa Caterina, il Molo Trapezoidale, Chiesa dell'Immacolata Concezione, i Pupi Siciliani, la Galleria d'Arte Moderna, il Santuario Veglia sulla Città dal Monte Pellegrino, il Festino di Santa Rosalia. Un viaggio attraverso bellezza e tradizione vi aspetta per condividere il suo spirito nel festino.
Vivi Palermo e Santa Rosalia. Beh, non so se tu l'avevi visto, questo è il video che abbiamo preparato. Complimenti. E abbiamo dato al comune, è diventato l'inno ufficiale del festino del 400esimo, così come desideravo. Poi giramelo questo video, lo voglio pubblicare. È pubblicato sul sito del comune, è già pubblicato, noi siamo orgogliosi di averlo fatto. Tra l'altro è stato presentato dall'assessore Anello alla BT di Milano. L'avevo e visto. Mi ha mandato un messaggio di congratulazioni. L'abbiamo fatto in 4 giorni, avevamo veramente pochissimo tempo, però questa è Palermo che vorremmo. Questa è la Palermo da raccontare, da portare in giro. Questa è Palermo. Perché la realtà dei facci, non ci siamo inventati il mondo. È la città più bella del mondo, è inutile che ci prendiamo in giro. Non ci manca nulla. Allora quando mi cazziano e mi dicono: Francesco, perché non te ne sei andato al nord ad aprire la tua struttura multimediale? Come faccio a spiegare che questo amore che noi abbiamo così radicato, malgrado ammonizie, problemi, una città meravigliosa. È una città che comunque può riscattarsi alla grande. E credo che ci siano tutti i presupposti oggi per poter rispondere. Ci stiamo provando. Ma più che provare, io vedo che ci stiamo provando e i risultati si iniziano a vedere. Io sono fiducioso. Senti, Ottavio, io so quanto tu tieni ai mercati. Del resto abbiamo anche inaugurato insieme il nuovo brand del Mercato del Capo. Abbiamo visto che anche in quest'ultimo anno sono state fatte delle attività che portano ad animare il territorio, a dare anche, come dire, una spinta ulteriore ai mercatari. Ormai lì il food vince e fa numeri importanti. Però abbiamo ancora qualche piccolo problema che è legato ai motorini che passano all'interno, a questa ineducazione da parte persone, perché è inutile passare col motorino che smarmitti e addirittura corri disturbando turisti, chi sta pranzando. Allora lì bisogna ancora intervenire in maniera serrata, determinata. No, questo dei motorini è, diciamo, ma se ne parla, problema minore, ormai quasi risolto. Dopo l'approvazione del bilancio risolveremo, questo non è un problema. Il vero problema là è regolamentare il mercato storico. Io non ti nascondo che ho avuto difficoltà a trovare una soluzione per regolamentare e incentivare i mercati storici, perché c'è una norma regionale che è troppo vecchia e che è delle norme europee che non prevedono delle deroghe per gli antichi mercati, che mettono in difficoltà la regolamentazione stessa. Anche perché di tipo locale. Quello che io vorrei fare è quello di fare un regolamento per poi dare degli incentivi a ai mercatari, per dire: noi ti riconosciamo come bene storico della nostra città, ti diamo dei soldi, devi rimanere con la tua attività storica, non me la devi trasformare in pub o in ristorante. Devo dire che in alcuni mercati hanno avuto la capacità di mantenere di giorno la propria attività e trasformarla poi di sera in food. La pescheria che diventa poi, che fa degustazione la sera, la macelleria che fa la degustazione la sera. Ma il vero problema là è a livello normativo, e poi quando si devono fare delle volture di licenza, o se bisogna aprire una nuova licenza, o se fare... È un problema. È un problema che sto cercando di risolvere insieme all'assessorato regionale alle attività produttive. Siamo già a buon punto, ci lavoriamo, diciamo, è uno dei primi problemi che ho portato sul tavolo dell'assessore Tamaio, anche per il legame e l'affetto che ho, ma perché comunque da palermitano credo che i mercati storici rappresentano la storia della nostra città e devono essere tutelati. Ma poi scusami, perché vergognarsi se uno ha il riferimento importante in un assessorato che può favorire e accelerare quel processo? No, ma tra l'altro qua parliamo dei mercati storici in generale della Sicilia, certo, non solo di Palermo. Certo. Perché sono il cuore della nostra terra e perché nei mercati storici ancora si riescono a vedere i colori della Sicilia, a sentire gli odori e a gustare i sapori antichi della nostra Sicilia. Smarmittamento, diciamo, se riusciamo, no? Allora, io ci sono stato da qualche giorno fa. Dove mi vuoi portare l'ho capito. Mi prendo l'impegno che dopo Pasqua non ci saranno più motorini, o chi sarà con la moto prenderà il verbale. Già fatto, ne abbiamo già parlato. Io tra l'altro ti sto trasferendo non solo il piacere da cittadino, ma quello che mi riferisco nei mercatari. Lo vivo perché ci passo ogni tanto, non in moto, ci passo a piedi. Tu ci passi a piedi come ci passo del resto a piedi io. Per concludere, Ottavio, e poi ti lascio tornare al tuo lavoro.
Abbiamo un altro problema che credo sia un po' sottovalutato dalla pubblica amministrazione, forse un po' anche dalle forze dell'ordine. Si parla della criminalità spicciola, la microcriminalità, queste baby gang che comunque crescono, che fanno del danno a turisti e a cittadini e che sfiduciano chi vuole uscire la sera, o le preoccupazioni dei genitori che sanno che il proprio figlio sta uscendo, dice: ma mi torna, stasera vivo o mi torna massacrato da qualcuno? È un problema. Bisogna intervenire. Io penso che le istituzioni devono prendere e farsi carico di questo fenomeno che sta prendendo veramente una quota incredibile. Ci stiamo lavorando, ne abbiamo parlato diverse volte. Là c'è un problema sociale. Ma lo dobbiamo risolvere. Che coinvolge, che non è facile, che però coinvolge tutte le generazioni, le nuove generazioni. E secondo me è il frutto dell'assenza delle famiglie. Sì, certo. Che è il fallimento nostro. Cioè, è inutile che ci prendiamo in giro. È il fallimento delle famiglie, è il fallimento della scuola, è il fallimento della Chiesa, delle religioni, è il fallimento delle pubbliche amministrazioni, è il fallimento di tutti. Devo dire che in questi mesi erroneamente si è acceso un riflettore sul regolamento Movida, come se il regolamento Movida fosse la soluzione a tutti i problemi sociali. Così non è. Il regolamento Movida mette sicuramente dà delle regole certe agli imprenditori, dà delle regole certe a chi vive la notte e mette nelle condizioni gli organi di polizia di poter controllare con delle regole che non sono poi a libera interpretazione. Regolamento che sarà esecutivo fra qualche settimana, è stato pubblicato la settimana scorsa, dopo 30 giorni diventa esecutivo. E lì abbiamo cercato di mantenere un equilibrio tra attività commerciali e gli avventori notturni. Abbiamo previsto quello che non era prima previsto nella nostra città, che le forze dell'ordine possono anche multare chi sta per strada a fare schiamazzi la notte, a fare confusione. Oggi è nelle condizioni di poter controllare chi sanzionare chi non rispetta la nostra città. Però il problema della delinquenza è un problema sociale. Io ho l'impressione che ci siano, e coinvolge tutti i quartieri, che ci sia una gara fra ragazzini senza cervello, perché poi di questo parliamo, perché poi se li prendiamo singolarmente, possibilmente appartengono anche a famiglie per bene, di ragazzini senza cervello dove fanno a gara a chi fa più danno. Sì, però quando escono con le pistole... E questo, no, quello è un'altra cosa. Capisci? Io parlo di quello che succede di baby gang. E là bisogna intervenire col controllo del territorio. Ma secondo me anche attraverso l'intervento dei servizi sociali e del Tribunale dei minori, nel caso in cui questi sono minori, perché spesso sono minorenni. Sì, sì. E ci sono ragazzini a 13 anni, sono dannosi, a 13 anni che stanno fuori fino alle 4 di notte, dove non sono, cioè, è ingiustificabile. Una cosa ingiustificabile, però qualcosa va fatto. Poi c'è il problema della delinquenza, e là è diverso. Quella è una mentalità delinquente, quella è una mentalità delinquente che non ha nulla a che vedere con un ragazzino che è senza cervello e per fare vedere che è forte danneggia il bene pubblico, e là bisogna intervenire attraverso le forze dell'ordine. Io devo dire che con il nuovo prefetto, il nuovo questore, si inizia a vedere una presenza massiccia sul territorio. Tra l'altro la scelta di mettere le forze dell'ordine davanti alle discoteche, secondo me è la soluzione migliore. Ed è la risposta, la giusta risposta che andava data è immediata, dove comunque serve a far andare via il delinquente che ha intenzione di andare in discoteca per fare danno, vede la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e se ne va, magari lo evita. Nemmeno entra, ed evita pure di mettere in difficoltà i buttafuori, che mi rendo conto che oggi fare il buttafuori diventa un problema se un ragazzino arriva con la pistola. Ti spara e basta. Cioè, quindi, comunque io ho potuto. Ma è aumentato anche il controllo del territorio ultimamente. Però, sia da parte. Sul controllo del territorio ho qualche piccolo dubbio, non che non sia aumentato, certamente c'è, ma bisogna fare di più, perché mi sto riscontrando, uscendo quelle poche volte la sera, che si è tornato un po' agli anni 80. Tu vedi quei grossi motoroni, scooteroni da 200-250.
90 con due o tre elementi sopra, senza casco, un po' gomorra, un po' questo. Questo sta a significare che c'è di nuovo una, come dire, un riappropriarsi del territorio da parte della criminalità. E lo si vede molto giusto nel centro storico di Palermo, nelle vie del centro storico. Guarda, io ti posso dire che ultimamente, più volte, ti ripeto, da quando c'è il nuovo prefetto, da quando c'è il nuovo questore, da quando c'è un coordinamento fra le forze dell'ordine, il controllo del territorio è aumentato notevolmente. Oggi si vede in tutta la città, anche nelle periferie e in centro storico. Col comando di Polizia Municipale, noi come Commissione abbiamo avuto una riunione proprio ieri e parlavamo di questo. Abbiamo fatto un'analisi del controllo del territorio e parlando di bilancio, abbiamo visto che i verbali per guida senza casco sono aumentati notevolmente, così come è stato di ebbrezza o per l'uso di sostanze stupefacenti. E quindi significa che è aumentato il controllo. Quindi questo giustifica il fatto che... Poi tutti questi ragazzini che continuano a camminare senza casco, io penso che... Ma non che mi preoccupa, diciamo, l'inizio senza casco, è il fatto che... L'inizio della fine sono tutti questi telefilm indegni che fanno, esatto, tutte queste serie TV, campagne i social, cioè ci sono veramente cose indegne, sono cose indegne. Ma anche qualche, mi sembra che forse c'è pure qualche serie TV che... Di queste qua. Bene, allora, ottavo, sono 30 minuti, allora andiamo verso il pianoforte, devo salutare con la musica, come faccio ormai da anni, ai miei pregiati ospiti. Quindi, grazie. Capisco che questo studio forse non è all'altezza della tua... No, anzi, complimenti. Dimmi tu cosa dobbiamo fare, se possiamo migliorare. Guarda, ti abbiamo anche... Complimenti. Faccio da me, non... Fai tu. Con questo complimenti. Salutiamo complimenti, i nostri ospiti da quella camera, caro Ottavio, diamo appuntamento alla prossima puntata. Ottavio è sempre disponibile, Ottavio. Grazie. Zacco, capogruppo di Forza Italia, mio caro amico, ma soprattutto un lavoratore della politica, un missionario della politica. Alla prossima, Ottavio. Grazie.